E bentornati ragazzi in questo nuovo episodio della nostra carriera allenatore qui su eSports FC 24 con la nostra Salentum. Purtroppo ragazzi, perdonatemi se questo episodio magari uscirà con qualche oretta di ritardo, invece delle 16 potrebbe uscire alle 17, alle 18, non lo so, perché come vi ho detto anche ieri nell'episodio di Deliver a Smarts, c'è stato un piccolo problema qui in tutto il quartiere con la connessione dati, quindi non ce l'ho avuta e me l'hanno appena ripristinata. E sto registrando ovviamente lo stesso giorno dell'uscita di questo episodio, quindi perdonatemi, e questo è il motivo. Allora, ho fatto il programma d'allenamento, adesso ci facciamo anche questa bella conferenza stampa, così cerchiamo di risollevare il morale un pochino a tutti quanti. E abbiamo ragazzi un episodio importantissimo, molto molto importante, perché ci giochiamo un pezzo di stagione. Perché? Perché oggi abbiamo ragazzi non solo la semifinale di Coppa Italia contro la Salernitana, ma abbiamo anche la Champions League contro il Real Madrid. Non ci poteva andare peggio, non poteva uscire una squadra peggiore per questo accoppiamento, e ci è capitato appunto il Real Madrid. Perfetto, ma ci giochiamo anche la Cremonese, dove potremmo fare un pochino di turnover. Quindi voi ragazzi, mi raccomando, come sempre, spingete la nostra Salento, un bel mi piace, commentate e iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi nessun altro contenuto. Allora, io mi porterei Fontana innanzitutto, poi oh, finalmente stanno tutti belli contenti, non vedevo una cosa del genere da un sacco di tempo. E ci portiamo anche Costa, li facciamo fare il primo tempo visto che lui è stanchissimo, però lo facciamo giocare. Poi entra Lukman e poi a seguire entreranno tutti gli altri nel corso del secondo tempo. Quindi andiamocela a giocare, ovviamente partita di Coppa oggi, episodio forse un pochino più lungo visto che abbiamo due partite di Coppa che ce le giocheremo ovviamente in maniera integrale, sia questa sia contro il Real Madrid. E poi non so se giochiamo in casa o fuori casa la prima partita di questa Champions, quindi si potrebbe partire giocando al Bernabeu sperando di fare qualche gol e di portarci in vantaggio in vista del ritorno, cosa che ovviamente non succederà, sarà veramente difficile, mamma mia. Kristovic, vai Kristovic, vai. No, Cristo, dai, che sono due partite che non segni, due partite che perdiamo. La prima contro lo Spezia, la seconda contro il Milan. Io dico, contro il Milan ci può stare, perdere contro lo Spezia anche no, anche no. L'hai visto? Peccato. Bravo Rudy, va bene, va bene. Andiamo a questo calcio d'angolo, non riusciamo più a segnare sul calcio d'angolo, non capisco perché. L'hai visto? Crossa verso il centro. No, ma come fuori gioco? Ma quando mai? Ma quando mai? Per un tacchè, ma vai, vai. Per mezzo piede era in fuori gioco. Ospiti che si affidano a questo 11 di mezzo. Va bene. Certo, non è che era uscito un tiro bellissimo, anzi, nonostante lui sia mancino, è riuscito comunque a buttarla alle stelle. Bravo Berg, sì sì, Kristovic oggi sarà protagonista di nuovo. Vai, 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 vai Mark, vai Cristo. No, dritto in bocca al portiere. Kristovic, dai. Vai Rudy, la cross al centro per Kristovic, si fa sempre anticipare, non so chi sia, probabilmente Lovato. Sulle mana. Può servire un compagno. Sulle mana dentro, non era per te Cristo. 1-0, hanno trovato il primo gol del match, può essere importante anche dal punto di vista psicologico in questa semifinale. Come non avessi detto nulla, Kristovic. Come se non avessi detto nulla. Fa tutto quello che vuole. Stoppa un pallone non suo e poi tira una saracca sul primo palo. Incredibile. Guardalo, ma come. Madonna. Madonna.
Ma chi sei? Mandrake! Incredibile! Ma che gol ha fatto? Ma che gol ha fatto? Ma che gol ha fatto? Sto ragazzo! Che gol ha fatto? Luis Romo. Guadagna metri. Bravo Mirchetto. Caparezza. Vai. Zerbin. Dai ragazzi, dobbiamo fare una caterva di gol. Dobbiamo fare. Non era per lui. Doveva essere per va bene. No, Leao, mannaggia. Palla più brutta non potevi dare. Doveva essere bella, precisa per il nostro Kristovic. Invece, completamente per il difensore. Mamma mia, ma Lovato quanto cavolo è alto? È in buona posizione. Voglio andare a vederlo. Ragazzi, non prendiamo. Bravo, Brent. Bravi, bravi. Sulle mana. Vai, vai, Zerbi, vai. Vai, Rudy, vai. Vai, Rudy, vai. No, ho sbagliato tutto. E a parte che mi sa era pure in fuorigioco Costa. Allora, Costa fuori, anche sulle mana, entrano Lookman e Fontana. Facciamo riposare anche Caparezza, che era quello che stava messo peggio prima che gli cambiassi il programma di crescita. Sì, il programma di crescita. Mi confondo sempre, il piano d'allenamento. E farei uscire anche Leao. E diciamo per il momento basta, dai. Per il momento basta. Tre cambi. Padre, uomo in campo per il secondo tempo. Utili, speriamo. Dai, Che vincere solo 1-0 sembra anche abbastanza poco, no? Sotto New Goal, vedremo se questo tiki-taka si... Mi sembra abbastanza poco, ragazzi. Bravo Marchetti. Cioè, io Marchetti, ragazzi, io me lo porterei anche in finale di Champions per vincere il triplete. Possono ripartire, attenzione. Vai, grazie Lookman. No, avevo visto Colombo che si inseriva sulla fascia, ho deciso di passargli, allora troppo... ci ho messo troppo tempo. Vai, 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 vai Berg, vai, bravissimo. È tornato il nostro... Mirchetto, che cazzo non la fai? Cosa ti stavi inventando, Mirche? Bravissimo. Vai per Lookman. Bellissima. Dentro. No, Kristovic. Volevo superarlo con lo stop orientato. Non ce l'abbiamo fatta. No, che sfiga. No! No, no, Berg, dove vai? Berg, fermalo. Ma madonna, questo è rosso diretto. Era rosso diretto questo. Completamente in ritardo, senza possibilità di prendere il pallone. Da dietro, gamba alta. Più di questo, mi sa, si va nel penale, credo. Va bene, Berg, va bene. Hai fatto tutto quello che dovevi. Lookman, l'hai visto? Zerbin. Ah, ci siamo chiusi da soli, ci siamo praticamente. Il pubblico vuole il tiro, dovrà aspettare Kristovic. Mannaggia la miseriaccia. C'è spazio per il... No, Berg, finché me lo fai sugli avversari va bene, ma fra compagni no, è un po'... No, l'avevi presa! No! L'arbitro non ha visto nulla. Quello era un rigore quanto una casa. No, ragazzi, è rimasto da solo! Bonazzoli, è sempre lui.
Che erroraccio di Fontana, che erroraccio di Fontana. Facciamo l'ultimo cambio, va. Bruno al posto di... Ah, non lo sa fare, non lo sa fare. Bruno al posto di Brent. Ci siamo mangiati talmente tanti gol che in questo momento saremmo dovuti stare almeno 4-1. Io devo smettere di interstardirmi con Berg a fare queste avanzate così. L'hai visto? No, ma se io ti dico per Lookman, no, perché me la devi dare da un'altra parte? Bravo Jetson. Vai Colombo. L'hai visto? C'è Kristovic. Che sfiga. Dai. Oh, non riusciamo più a dare il pallone su Kristovic. È incredibile sta cosa. L'hai visto? Non ci credo. A chi? Zerbin, a chi? A chi, Zerbin, a chi? Semifinale d'andata che finisce in pareggio. Veramente molto... molto indecisa ancora, incerta. Ah, mamma mia, che partitaccia, veramente. Brutta, brutta, brutta. Non mi aspettavo di giocare così, eh. Cioè, più che altro... di non fare neanche un altro gol. Abbiamo avuto un sacco di possibilità, un sacco di possibilità. Merita tutti i complimenti. Kristovic fa tutto quello che poteva. Poi un po' di imprecisione, un po' di sfortuna si sono aggiunte, no? Ho bisogno di giocare più spesso. Moraes, ti giochi, non ti preoccupare, ti giochi la prossima. Porcaccia la miseriaccia, oh. Allora, io metterei a tutti l'equilibrato. Allora, sistemato tutto, fatta anche quest'altra conferenza stampa. No, c'è il nostro Poli. C'è il nostro vecchio Poli. È vero, è vero. Allora, facciamo un bel po' di tur... Ma Costa, perché tu sei sempre stanco che ti ho sistemato... Cioè, ti ho messo tutto specifico per le prestazioni... E non vai bene così? Non ti va bene? Non lo so, va bene. Dicevo, comunque, a parte Kristovic, se la giocano tutti gli altri praticamente. Quindi al posto di Leao se la gioca Colombo, al posto di Zerbin se la gioca Sar, poi Moraes, poi Fabian e Fontana, ce lo portiamo con questo l'altro Fontana. Poi Fiore e ovviamente Bruno. Poi Marchetti da una parte e da Silva o De Angelis. E vuoi da bere? Vieni qui per me. Cardoso al posto di Leao. Oggi dobbiamo fare un bel fuel saving in una maniera incredibile. Ci portiamo anche Fernandes. Poi va bene Cucurella per forza. O Berg, no, Cucurella. Sulemana, Fontana, Cardoso, Lookman e Costa. E ce l'andiamo a giocare così. Cioè, ah, Mirchetto. Oggi non se la gioca Mirchetto, se la gioca Poli. Lo so che siamo in campionato, però... Però facciamo giocare anche Poli, visto che sta un pochino stizzito. Dai ragazzi, unico titolare il nostro Kristovic. Mi raccomando, 34, gli mancano 2 gol per il record. 3 per superarlo. Mi raccomando ragazzi, mi raccomando. Voglio vedere una bella partita. Ben ritrovati da Piero Gepardo e Leria Dani, grande calcio targato. Bravissimo Sar. Subito per Kristovic. Per tutti gli amanti della Serie A. Oddio! Va bene Cristo, va bene. Vai che tua. Vai Colombo, vai Fiore, chiunque voglia mettersi in mezzo a tirare. Bravissimo Mora. Bravissimo. Dovevo darla, dovevo servire Casadei. Ma queste partite lo sappiamo.
Però quando c'è Cristo, che c'è lui, segna da tutte le parti, segnerebbe pure da dietro la porta, riuscirebbe a segnare. Oh, 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 oh. No, che stupido che sono stato. Che stupido che sono stato, che stupido che sono stato. Poli! Poli! Eh? E oggi giochi contro tuo fratello. No, vabbè, se va a tirare Poli il rigore... Ah no, meno male. Tommaso Milanese. In sacca. Spiazzando il portiere, spiazzando il fratello Poli. Che peccato, che peccato, che peccato. Si parte in svantaggio. Erroraccio di Bruno. Mio più che altro. Cioè, sono stato veramente stupido ad andare in scivolata lì. Poi Moraes per Sar. Lukman. Sì, Lukman. Kristovic. Non so dove l'ho visto Lukman. Ma va bene comunque Kristovic ancora. Serve il compagno Casadei. No, Casadei. Casadei, cosa ti sei mangiato, Casadei? Casadei, cosa ti sei mangiato, Casadei? Per il gol dell'1-1. Mamma mia, Casadei, oggi! Colombo, vai! Lo stop di schiena, perfetto. Mamma Casadei. Mamma Casadei. Signora, sarebbe finito questo minuto di recupero, non per dire, però. Mamma mia. Abbiamo sbagliato a fare tutto sto turnover. Non me l'aspettavo, Non me l'aspettavo, sincero, una partita del genere. Dai. Colombo, ci pensa Colombo. Ci pensa Colombo. Calma, dice calma. Ci penso io, calma. Bravo Colombo. Bravo Colombo, bravo, bravo, bravo. No, Lukman sulla fascia non credo. Non... Bisogna comunque rimanere freddi, lucidi, perché poi il rischio è quello di colpire. Veramente bravissimo Colombo. Ci pensa lui, dai. Era la sua partita. Ma che te sta inventà? Ma che te sta inventà? Ma che fallo è? No, questi segnano. Moraes, Moraes. Dove cazzo vai, Casadei? Bravissimo. Pallone in rete e rimettono la prezza grazie a questo gol. Io sono veramente sciocco basito da questo gol. Sono veramente sciocco basito. Oh, mamma mia, mamma mia. Allora, Fernandes, Fontana, Di Trevi, Cardoso al posto di Sar, Lukman al posto di Casadei. Lukman al posto di Casadei, per favore. Mamma mia, Casadei, non ti ci posso più vedere. Almeno oggi, 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 oggi no, oggi no. E ci rimangono Cucurella, no, forse 1, 2, 3, 4, no, un cambio solo ci è rimasto. E sinceramente non so chi cambiare, quindi non cambio nulla. L'allenatore è pronto a effettuare un cambio. Ottimo, ottimo giudizio, si riparte dal 2-1, di nuovo in svantaggio. Vai Colombo, dai, un'altra perla. Ci ha pensato di nuovo lui. Ci ha pensato di nuovo lui, Colombo. Cos'è oggi tutta sta... Diventato tutto d'un tratto un supereroe. Bravo Colombo, bravo, bravo, bravo. Che te devo dire? Non pensare di giocare titolare contro il Real però, Bravissimo Marchetti, vai Cardoso. L'hai visto. Bravo Kristovic, ancora Cardoso. Non c'è nessuno che mi segue, costretto a fermarsi, a tornare indietro. Moraes, Fontana, Kristovic, e il 35esimo gol. Il 35esimo, ne manca uno per il record, ne manca uno. Ne manca solo uno, ne manca. Azione del gol da rivedere. Ne manca solo uno. Saltato il proprio marcatore, poi ha infilato imparabilmente.
Ah, dai, è Cristo. Dai, è Cristo, dai, 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 dai. Fiore, mi raccomando. Oh, Fiore. No. Via. Orco, due poli. Tutti e due, sia quello che ha segnato che quello che stava parando. Non ci credo, ci siamo fatti riprendere. Poli, vaffanculo, esulti pure. T'ho creato io, senza di me non saresti neanche un calciatore, vero? E mi esulti pure in faccia, mi esulti. Complimenti, complimenti Poli, veramente. Tu cuocque Poli, tu cuocque. Siamo entrati negli ultimi 180. Fatto il partitone della vita. Non si accontentano del pari. Vedremo se può. No, Lukman, mannaggia la miseria a me quando decido di fare sti passaggi stronzi. No, vabbè, la beffa pure no, La beffa no. Madonna che culo. Ragazzi, ci abbiamo st'ultimazione, abbiamo st'ultimazione e basta. Bravissimo Kristovic per Lukman. Vieni. Non puoi bloccare qui. Sto in attacco. Se quel passaggio arriva a destinazione, uno contro uno con il portiere. Non si può. Non sappiamo più vincere. Colombo ha fatto la partita della vita, però non è bastato. Così va il calcio. Non sappiamo più vincere. Sono una, due, tre, quattro partite che non vinciamo. Sono quattro partite in cui non si vince. Incredibile. Cioè, guardate, io su Fabio Costa ho messo tutto sull'energia. Mi raccomando. E così stava prima. Specifico per l'energia. Ora gliel'ho cambiato, messiamo tutto per l'energia e comunque non avrà la stamina piena. Io non lo so perché, ma sarà così. Io non capisco. Siamo già modificato tutto. Certo, Moraes, non ti preoccupare, te la giochi nel secondo tempo. È arrivata la partita più importante della stagione. Certo, arrivare a questa partita con un blocco del genere. Oh, il nostro Arda Güler. C'è anche il nostro Fernandes. Era il nostro Fernandes quello che abbiamo venduto noi, se non sbaglio. O no? No, non dovrebbe essere lui. No, forse sì. Comunque, già Costa. Però vedete, cioè Costa comunque non ha comunque la stamina. Non capisco. Chi mi porto? Cardoso. Portiamoci Cardoso e Sar. E basta. Che cazzo ci dobbiamo portare? Niente, no. Questi qua siamo e questi qua giocano. Partita veramente difficile. Arrivare in questa partita con un momento del genere, negativo del genere. Non so come ci farà. Come ci farà finire, però. Magari ci riprendiamo proprio in questa partita, chi lo sa. Ah. Mirchetto contro Eder. Bravi ragazzi, nei brutti quartieri. Mi raccomando, questa deve essere una partita oculata. Il nostro Arda Güler. A quanto è quotato il gol di Arda Güler? A pochissimo. Gol dell'ex, gliel'abbiamo cresciuto noi praticamente. Bravi ragazzi, con calma. E infatti, Caparezza, metto Marchetti io. Chi è Julen John? Che cazzarola è? Ma che capello c'ha soprattutto? Bellissimo. Bellissima. Ci vorrà ben altro per superare Courtois oggi. Occhio al tocco in mezzo. Risolve problemi. Oddio.
fosse partito il tiro di Sulemana, credo gli avrebbe rotto la testa, gli avrebbe rotto. Lascia partire il tiro. Leao, siamo partiti forte però, dai. Siamo partiti forte. Cross verso il centro dell'area. Ormai non riesce più ad arrivare sul pallone Kristović. Si è perso quel qualcosa, si è perso. Come non eravamo. Bravi. Questa è la formazione del Real. Vediamo. Dai, sempre all'attacco, sempre all'attacco. Bravo Leao. Va bene, va bene. Bisogna tornare anche dietro se non abbiamo opportunità, se non abbiamo spazio. Ce lo creiamo noi lo spazio. Caparezza, Caparezza. Bravissimo per Rudy. Rudy dentro. Mamma mia, c'hai 6 metri di braccia. C'ha. No. Attenzione adesso, tutti dietro, tutti dietro. Valverde. Vai sulle mani, segui, segui, segui e prendi, segui e prendi. Trovato qui Valverde. Bravo. Julen John. Io devo capire chi è su Julen John. Mai sentito, mai visto. Guarda come. Hernandez. Mamma mia, bravissimo. Bravi. Bellissimo suo scambio. Bellissimo suo scambio. Le Kristović. Kristović. Finalmente. Questa è stata una bella, un bello scambio, Mamma mia. Bellissimo sto destro di Kristović. Mamma mia, mamma mia. Ed ecco dunque al 34esimo minuto. Segna sempre lui. Nikola Kristović. Palla per Bellingham. Io devo far arrivare Kristović sul tetto del mondo. Devo far arrivare Aurelien Tchouaméni. O almeno sul tetto d'Europa. Servito Militao. Almeno quello. Molina. Ecco, adesso inizia il Real a fare il Real. Ah, ma tra l'altro giochiamo in casa. C'è un minuto ancora. Bravissimo Berg. Bravissimi. Oh, ragazzi, se giochiamo così anche nel secondo tempo, siamo già con un piede in là, eh? Mezzo piede, anzi, mezzo piede. Mezzo piede. Non possiamo sbagliare nulla. No, Arda Güler non ha toccato un pallone comunque, eh? Non vorrei dire, ma giocava meglio quando era con noi. Quanto avrei voluto. Non diciamo nulla. Non diciamo nulla, la partita non è ancora finita. E c'è ancora un ritorno da giocare. Non diciamo nulla. Non diciamo nulla, non diciamo nulla. Non voglio dire niente. Alex Balde. Dai, dai. Palla per Bellingham. Bravissimo. Via, 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 via. Avanza con il. Me la terrei anche 80 minuti vicino alla bandierina in questo momento. Pescato senza problemi dal portiere. Conclusione debole, nemmeno tanto angolata, difficile che potesse entrare. Bravo Hernandez, mamma mia, oh! Il partitone della vita. Io sono certo che Kristović, mamma mia, che saracca. Che saracca, che saracca. Esce Julen John, noi pure dovremmo fare i cambi, ma non adesso. Difensore spazza in qualche modo. Intervento. Non sapevo. Era obbligatorio qui. Attenzione, attenzione, dai, continuiamo a pressare, ragazzi, continuiamo a pressare. Molina. Mettiamoli sotto pressione, mettiamoli sotto pressione.
di Orange contro i Blancos. Ma stai attento lei. Palla per Bellingham. Mi dai cazzarola sulle mani. Tocco verso Bellingham. Occasione per accorciare la distanza. Mirchetto. Decisivo qui l'intervento del portiere che ha salvato tutto. Confermo un attimo. Qua si è davvero superato. Denis Fernandez. Ma è il nostro Denis Fernandez. È il nostro Fernandez questo. In mezzo. Il nostro Fernandez. Vai, ora che è palla nostra possiamo fare i cambi. Il nostro Fernandez quello. Il nostro Fernandez. Il nostro Fernandez. Allora entra Sar, entra Fabian, anche Moraes, Marchetti e Casadei al posto di Lookman. Casadei, mi raccomando, non ti voglio vedere come contro la Salernitana. Per favore no, per favore no. Bravissimi, dai. Ora esce, ora esce, come si entra? Volevi giocare? Mi entri così? L'hai visto? Moraes, cosa si era inventato Moraes? Cosa si era inventato? C'è il pressing. Di poco, Cristo. Dammi Mora. Guarda, non perdere che verrà trasmessa naturalmente qui su EA Sports. Fro? Fro Salentum? Frosinone? Abbiamo un'altra partita abbordabile sulla carta in campionato. Se non torniamo a vincere, guarda. Cerca una traccia interna. Bravo, bravo, bravo. Mettila dentro, mettiamola dentro, mettiamola dentro. Casadei, la tiene. La tiene in mezzo al pressing. Ma perché, Cristo, che ci devi rubare tutti i palloni? Era precisa per Leao questa, precisa. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti. Attenzione, Bellingham. Pallone che passa. Diogo Jota, attenzione. Brent. Vinicius, occasione. Mirchetto su Vinicius. Attenzione, attenzionissima, è quasi finita. Se riusciamo a finire senza prendere gol. No. Non ci credo. Calcio di rigore dunque, ma niente cartellino come qualcuno dagli spalti voleva. Decisione che mi trovo d'accordo, Pierre. Porca miseria. Proprio su Arda Güler poi. Valverde contro Mirchetto. Un gol adesso riaprirebbe tu. Non è sbagliato. Frettissimo qui. 2-1. Rivediamola questa trasformazione dagli 11 metri. Al ritorno sarà tostissima. Al Bernabeu. Oh mamma mia. Perché finisco? Perché fischi? Fammi andare. Va bene, finisce qua contro questo Real. Abbiamo vinto comunque, siamo tornati alla vittoria dopo 4 partite senza. Però avrei preferito un 2-0. Avrei preferito, chiedo molto, probabilmente sì. È irrilevante il gol del Real. Al pubblico diciamo che non ci interessa. Mister, non mi è piaciuto come mi ha trattato. Vi ho detto di essere al 100% e di aver bisogno di un invece, ma ha continuato a mandarmi in campo. Salvo escludermi all'improvviso per il big match. Sarebbe meglio per tutti se lei, il suo staff, facesse più attenzione con il turnover. Mi è dispiaciuto molto non giocare oggi. Costa, io non so se tu te ne sei reso conto, ma eri squalificato. Costa, eri squalificato, anche volendo non avrei mai potuto farti giocare. Ma che si stanno inventando questi? Che si stanno inventando? 1-1 Inter-Bayern, 2-2 Barcellona-Paris Saint-Germain, 0-1 Marsiglia-Lipsia e 1-2 per noi. Beh, sono tutte ancora apertissime ste partite, eh? Sono tutte ancora apertissime. Ovviamente, prossimo episodio, ci andiamo a giocare
il ritorno contro il Real, e abbiamo Frosinone, Real e Napoli. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi do appuntamento ad un prossimo episodio, e quindi noi ci vediamo lì. Ciao ciao ragazzi.